Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Ci siamo, buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, dallo chef delle Palme, del ristorante Le Palme di Marina di Carrara, Alessandro Bandoni. Buongiorno, buongiorno Ale. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e tutte. Allora, nuova configuration, siamo ancora in fase di elaborazione, però stiamo cambiando qualcosa qua nei nostri studi e stamani, in questo sabato mattina, siamo pronti ad allietarvi con una ricetta gustosa. Che cosa ci prepari, Ale, stamani? Dei semplici, classici, sempreverdi muffin. Oh, per la colazione, per la merenda. Che alle 10:30 ci stanno anche bene, quindi è una roba che possiamo fare velocemente. Tranquillamente, sì, sì, oh, sì. Ok, allora vediamo gli ingredienti, amici. 100 g di farina, 75 g di zucchero, 50 g di cacao amaro. Sta leggendo, ve lo sì, dico. Ve lo dico. Ecco. 50 g di burro, sì. 2 uova, 100 ml di latte, 4 g di lievito, cioè un quarto di bustina. Volete esagerare, mettete mezza e via. 100 g di cioccolato fondente in pepite. Ok, in pepite, cioè praticamente tipo le pepite d'oro, una roba sì, così. Le pepitine, perché quando noi andiamo a metterle dentro al composto che andranno a cuocere in forno, queste rimarranno belle croccanti. Se mettiamo le codette o lo tritiamo, si andrà a sciogliere. Okay. E noi invece abbiamo bisogno del pezzetto del blocco. La pepita, vai. Ok. Come procediamo? Abbiamo bisogno di due ciotole. Da una parte mettiamo la parte secca, asciutta, quindi la farina, il lievito e il cacao. Dall'altra mettiamo la parte umida, liquida, quindi il latte, le uova, il burro precedentemente fuso e niente, questi due composti. Andiamo a mescolarli distantemente ciascuno dall'altro. Mescoliamo prima parte secca, poi la parte liquida. Va bene, dai, mi sono un attimo un papino. Secondo me era distanta. No, vabbè. No, hai detto bene, hai detto bene. Scusate, cioè, il sabato mattina siamo un po' rinco. Una volta che abbiamo amalgamato entrambi i composti, li andiamo a unire. Poi cosa facciamo? Come ultima cosa, uniamo le pepite di cioccolato fondente. Ah, non era d'oro, ok. Prendiamo i nostri birottini da muffin, li riempiamo per tre quarti e poi andiamo a cuocerli per una ventina di minuti a 160-180 gradi. E il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Prova dello stecchino, come sempre. Allora, amiche, amici, volevo rispondere a Francesco da Firenze, che l'altro giorno ci ha scritto al 338-6360-114 e ci ha detto: visto che siete anche in diretta video, perché Ale non prepara realmente la ricetta? La mia faccia. Ora, voglio essere cattivo, ma non siamo la Clerici, siamo un programma radio e va bene così. Ce lo vedo ora Bandoni che prepara e sporca lo studio per preparare. È vero che potremmo farlo in diretta dalla tua cucina, Ale, però insomma, anche no. Dai. È un po', diciamo, un lavorone un po' grosso. Però magari una volta al mese potremmo andare in diretta dalla tua cucina, sì, e fare una cosa. Però ci pensiamo, visto che è appena partita la prima stagione, magari sotto Natale lo facciamo, Ale. Si va bene? Fare, si okay, può fare, va qualcosa di semplice e veloce, anche perché sennò i tempi radiofonici, ragazzi, dai. Possiamo mica stare un'ora e mezzo a cucinare un capretto al forno con l'uovo e il limone. Non ha molto senso. Allora, amiche e amici, il bando torna martedì alle 10:30 qui su Radio Nostalgia. Il Secci tra un'ora. Ciao Ale. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.